Questo è per Ion! Ma venne così tutto a un tratto il proprietario dell'azienda per cui lavorava, credeva che Ion gli avesse fatto uno sgarbo. Ion lavorava per questa ditta in nero e senza il permesso di soggiorno, quindi in una situazione suscettibile di grande ricattabilità, potete immaginare. Andò a casa sua, suonò il campanello e gli fu aperto, perché non c'era nessun problema. Entrò dentro e gli urlò: questa è una bottiglia di benzina! E questo è un accendino. E gli diede fuoco. Vergogna. Ion non morì. Morì esattamente un mese dopo. Un mese di inenarrabili agonie. Ecco, questa storia ci riguarda tutti, anche se siamo in Calabria ed è accaduta invece nel Varesotto, a Galarate. È una storia che parla del nostro paese, perché l'assassino non ebbe un colpo di matto, come si suol dire, la stampa, i media hanno raccontato di tutto. Non ebbe un colpo di follia, no! L'assassino voleva essere un dominus! Un dominus! Dei suoi dipendenti. L'assassino ha anteposto i miserabili egoismi quotidiani ai valori, tutti quanti, i valori. Prima fra tutti il valore della vita, di Ion. Ecco, questa storia ci riguarda tutti perché è paradigmatica di un paese che ha perso la bussola e che non sa più dove andare.